Bianconeri vittoriosi sulla San Cataldese per 2-1 con l'ennesimo discutibile rigore subito dalla squadra di Riccardo Chico e biancoverdi di Mirto che invece superano la Parmonval con l'ennesimo discutibile rigore ottenuto. Strade diverse quindi, aiutini negati da un lato e concessi dall'altro, ma alla fine due squadre accomunate dallo stesso destino. Domenica Alcatella chi vince va in Serie D. Ma ritorniamo alla gara di ieri al Valentino Mazzola. Chico preferisce lasciare in panchina Giovanni Licata, Cacciafede e Galluzzo, dando spazio invece all'emergente Giordano. Pronti via ed un salvataggio sulla linea di Alderuccio dopo un'azione rocambolesca evita che dopo soli 4 minuti l'Alcamo vada in svantaggio. Al 13° i bianconeri però vanno in gol, lancio per Palazzolo ed il giovane partinicese batte Di Carlo. L'Alcamo si entusiasma anche grazie al sostegno di un centinaio di sostenitori e prende in mano le redini del gioco rischiando praticamente nulla tranne al 23° su questo diagonale dell'ottimo di Franco. Avversario sedato e dal 40° anzi ci prova Giordano ma il suo tiro viene neutralizzato. Sul finire di tempo tocca al bomber Gambino che calcia però troppo debolmente. In avvio di ripresa arriva l'ennesimo strano episodio. Azione convulsa nei pressi dell'area bianconera, sembra esserci un fallo netto di un attaccante su Giordano, l'arbitro non fischia e poi Fichera termina a terra. Il calabrese Marianello assegna il rigore fra le proteste generali. Batte il bomber Lococo ed è l'1-1. L'Alcamo non si abbatte ed anzi sfodera il carattere della grande squadra. Azione prolungata e caparbia di Capitan Cardinale e botta angolata che al 14° riporta in vantaggio i bianconeri. Nel finale altra perla della conduzione arbitrale che estrae il rosso diretto per Cacciafeda per un fallo tattico a centrocampo e poi sul finire anche il portiere Di Carlo che più volte si presenta in attacco per cercare disperatamente il pareggio. Proprio l'estremo difensore al termine dei 5 minuti di recupero scarica il destro che sbatte su di un giocatore. Triplice fischio e importantissima vittoria dell'Alcamo che nel ritorno in trasferta non ha mai perduto. Sul campionato che stanno facendo questi ragazzi che meritano solo elogi, apprezzamenti, a prescindere da quello che sarà l'epilogo finale, però lo ripeto, stanno andando oltre ogni aspettativa. La rete decisiva, Gianluca, particolarmente emozionante. Sì, la rete decisiva, diciamo, averla fatta io, diciamo, è una bella cosa, però l'importante è che ha dato la vittoria, quello è quello che conta, non il gol.